La sensazione che si ha guardando questi volumi, lambiti dalle ombre, è quella di materia architettura che si decompone inesorabilmente sotto gli occhi dello spettatore. E la sua durata sembra essere tarata su condizioni esterne ad essa, quali per esempio il tempo. Si percepisce la patina che il tempo deposita su questa materia, gli innumerevoli graffi che scalfiscono la superficie, gli spigoli che l'usura ha levigato. Ma se ometto queste impronte fisiche, prime e spontanee associazioni, distingo un'impressione diversa, un sentimento più profondo, una sensazione di consapevolezza del tempo che scorre. Un sentimento di empatia nei confronti di tali elementi e interstizi, conferendo loro una carica particolare. Siamo di fronte a strutture architetture esposte alla vita. Il valore dato da queste strutture architetture alla decomposizione è averla spogliata dal valore tragico e aver offerto un elevato coinvolgimento. La decomposizione diventa punto di partenza dell'oggetto, anziché deriva finale. Quindi diventa concetto inteso non come morte, come fine, ma semplicemente passaggio e trasformazione. Infatti, se intendiamo la materia come unione di vari elementi in continua associazione e dissociazione, il suo rapporto con la variabile temporale è soprattutto la sua assoluta disinvoltura in merito alle trasformazioni alle quali questa si sottopone senza resistenza.